Franco Curioni, presidente UCC Assigeco Piacenza. Matteo Spotti, presidente Robur et Fides Somaglia. Siamo al campus, è la conferenza stampa di presentazione di un progetto molto molto importante e di una collaborazione decisamente interessante. Franco Curioni, a te la parola. Buonasera, mi conoscete. Il motivo di questa conferenza è molto semplice. Matteo ed io abbiamo deciso di intraprendere una strada comune che ci accomuna, le due società, con obiettivi precisi, determinati e strategici, e che è venuto fuori da una riflessione che da qualche mese è nella mia testa e sintomaticamente anche nella testa di Matteo, perché ci ha portato alla considerazione che di fronte a questo disastro che c'è stato nelle nostre parti, parlo in questo momento qua della parte al di qua del Po, quindi la parte lodigiana, ha contemplato così tante sofferenze, lutti e miserie. Quindi si è pensato che di fronte a questo grande cataclisma, nello sport si debba unire per dare un discorso unico, serio, preciso, strategico per far sì che onoriamo i nostri giocatori, le nostre strutture, ma soprattutto onoriamo i nostri morti perché non può passare inosservato questo dolore immenso. E quindi sulla stregua di questo ragionamento che viene dal cuore si è deciso praticamente con un incontro di iniziare una strada comune. Quindi lascio la parola a Matteo che spieghi esattamente che cosa vogliamo fare. Grazie, prima di tutto ringrazio il Presidente per l'opportunità che sta dando a me, alla mia società e al progetto in cui credo ormai da 4-5 anni. Quando credi in una cosa comune, quando due persone credono nella stessa cosa, trovare l'accordo è semplice, infatti noi l'abbiamo trovato in, penso, in 10 minuti, ma sapevamo già che questo accordo sarebbe stato in essere perché era già un po' di tempo che lui mi conosce, io conosco lui, sappiamo come siamo fatti uno e l'altro. È stato molto facile. Voglio condividere il pensiero del Presidente su tutto quello che è successo nella nostra zona, nella zona del Lodigiano, in particolar modo nella zona del Basso Lodigiano, nella zona rossa. Noi facciamo tutti parte della prima zona rossa e io ricordo benissimo le ambulanze che passavano quando non si sentiva nessun altro rumore per strada tutti i giorni. E ho vissuto quei 15 giorni chiuso in casa con un posto di blocco dei carabinieri che io, scherzando con mio figlio, ho chiamato Checkpoint Charlie, ricordando quello che c'era tra Berlino Est e Berlino Ovest. Cose che mai pensavamo di vivere, che abbiamo vissuto e siamo qui insieme per rilanciare nel nostro territorio un progetto. Quando si hanno delle idee come quelle sui bambini, sul minibasket, sulla pallacanestro, non è giusto non mettersi insieme se si hanno delle idee comuni. In questo periodo, in questo momento storico, è quasi d'obbligo mettersi insieme UCC, Assigeco, Robur e Fides per perseguire un unico obiettivo, quello del rilancio della pallacanestro, del minibasket e della socialità legata che c'è intorno allo sport nel nostro territorio. Quindi, su queste basi, è stato molto semplice trovare l'accordo con il Presidente. È bastato un bicchiere d'acqua, sinceramente un bicchiere d'acqua, seduti su una poltrona ed è nato tutto. Poi il Presidente dice che lo devo spiegare io lo spiego, Sì, esatto. Quali sono i dettagli? ma i dettagli sono gli stessi di quando ha iniziato il Presidente qualche anno prima di me. I dettagli sono Tanti anni prima. che qualche anno prima di me, presto. Noi facciamo la stessa cosa. Usiamo lo stesso attrezzo in due modi differenti, che detto così potrebbe sembrare una cosa, però invece è che usiamo la palla da basket chi per certe cose e chi per certe altre. Noi negli ultimi 4 anni, siamo nati 4 anni fa, abbiamo sviluppato una serie di centri mini basket perché a me piace pensare di poter crescere e formare i bambini attraverso lo sport, attraverso la pratica dello sport. Sono un po' presuntuoso. Mi piace pensare che l'insegnamento delle regole, rispetto delle persone, rispetto dell'avversario, se vuoi conquistare qualcosa devi
te lo devi sudare, te lo devi cercare, te lo devi meritare. E quindi attraverso lo sport, attraverso questo messaggio che noi vogliamo dare tutti insieme, da lì si parte per arrivare a avere il più alto numero possibile di bambini iscritti nei nostri centri, in tutto il Basso Lodigiano, che va da San Martino in Strada a San Colombano, Codogno, Casale, Somalia e tutti i paesi del Basso Lodigiano. Presenti e futuri. Presenti e futuri. Sì, insomma, questo è una bella cosa. È una bella cosa perché Matteo e la sua struttura ha meritato sul campo il successo, che è frutto di impegno, lavoro, professionalità, gente dedicata. Noi abbiamo osservato, magari all'inizio con un po' di spocchia, con un po' di superficialità o superiorità, che è deleterio, perché quando uno fa lo sport, io l'ho fatto iniziando con Giuseppe Grechi, mamma mia, tantissimi anni fa, con il Gigi Baragetti che era presente, abbiamo girato, come ha fatto lui, tutto l'Odigiano, abbiamo cercato di fare accordi, poi la società è cresciuta a dismisura, abbiamo fatto tanta strada, alcuni dicono troppa, abbiamo fatto la nostra strada, per cui quando ho visto questa realtà qua, ho fatto un bagno di umiltà io, ma non solo io, e ho detto, questo ragazzo, che per me è un ragazzo, potrebbe essere mio figlio, merita tutto l'aiuto nostro, tutta la nostra coesione, tutto il nostro supporto, perché questa idea qua, che è un po' la nostra idea, noi l'abbiamo fatto qua, lo stiamo facendo dall'altra parte del Po, dove i numeri sono impressionanti e non smettiamo di crescere e di andare avanti. Quindi queste due realtà si devono fare un percorso comune, ognuno nella propria identità, però con un progetto comune dove si costruirà una grande società con 1000 e rotti bambini di minibasket, e a seguire tutte le altre squadre che dovranno crescere, perché i bambini che crescono devono poi avere uno scopo per non perderli. Quindi noi facciamo il possibile, ma con l'aiuto di Matteo potremo fare anche tante altre cose, ognuno sinergicamente insieme. Poi il futuro, io vedo un futuro molto roseo per lui insieme a me, magari quando sarò un po' più rinco, cioè magari mi darà una mano, e diventerà vicepresidente e poi diventare presidente dell'OCC, a Sigeco, Robes e Vir. Ma non mettiamo, dobbiamo lavorare adesso si incontreranno i dirigenti stasera. Siamo già alla fine del film. Presto. Siamo già alla fine del film. Un attimo, aspetta. Adesso bisogna lavorare. Ma mette a sera, vedi, subito le robe chi belle. Detto questo, è dream come true, dicono gli inglesi, un sogno che diventa realtà. E quindi questo è tant'è. Abbiamo fatto questo, andiamo avanti. Adesso i tecnici, i dirigenti si incastreranno, permetteranno. Beh, voglio dire che verrà a giocare la C2 qua. E quindi ci sono anche degli altri spazi di allenamento di alcune squadre, se c'è possibile, ma non dipende da noi, dipende dall'incastro, perché quest'anno noi vogliamo che la prima squadra si alleni qua nell'Odigiano, oltre che a Piacenza. E quindi, come mi diceva lui, bisogna rinvigorire completamente il campus, cosa che noi siamo ben disposti. Quindi la Sigeco, Robert Fidis e altre società sportive, non che fanno pallacanestro, avranno albergo qua e troveremo la quadratura. Adesso prima di tutto devo ringraziare per i complimenti, ma non è che debba contraccambiarli, perché la verità, a volte ci dimentichiamo, perché noi siamo persone semplici, siamo persone un po' pane e salame, no? Ma UCC a Sigeco Piacenza è una società di serie A2 di pallacanestro in Italia. Forse lo diamo troppe volte per scontato, invece non bisogna darlo per scontato, è una realtà importante nella pallacanestro nazionale. E noi siamo gente, almeno io, anche tu Press, siamo gente un po' così alla buona, sì, ma la Sigeco gioca in Serie A 2, ma come gioca in Serie A 2? Non è una cosa semplice, molti se lo dimenticano, poi nessuno è perfetto, io ho 1000 difetti, tutti sbagliamo, ma chi è che non sbaglia? Quelli che il mattino invece di alzarsi stanno a letto tutto il giorno e,
Sì, saranno soggetto a crisi, ma noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti. Noi abbiamo questo progetto di riempire il campus e tutto lo diciamo di bambini che giocano al mini basket. Basta. Andremo in tutte le scuole possibili e immaginabili, anche quelle che dove non ci sono, noi andremo lo stesso e andremo a conoscere tutte le dirigenti, tutte le preside che già ci vogliono bene e portiamo bambini a giocare a pallacanestro. Così che si deve Punto. Fare e così si farà. Basta. Basta. Voi ne parlate in modo quasi normale, ma è un accordo storico che serve anche, come avete già annunciato, a rinsaldare le radici nel Basso Lodigiano con il campus, se la C-Silver giocherà qui, insomma sarà ancora molto più interessante perché dopo quello che è successo lo sport è vita e la ripartenza fatta così è importante, ma sottolineerei il fatto di questo accordo storico. Sì, la storicità viene anche dalla vita vissuta. Quando siamo cresciuti abbiamo fatto step by step dalla prima divisione alla Serie 2, arrivandoci, mettendo tanta passione, tanta energia, e adesso l'energia che c'ha Matteo la facciamo nostra perché abbiamo bisogno di energia, di avere gente che ci mette del suo, e lui ci mette del suo come ci metto io da tanti anni, perché con questa energia, con questa volontà di costruire si va avanti. Non dobbiamo aver paura, completo il discorso, di qualche piccola difficoltà che ci potrà essere all'inizio, ma tutti si spaventano, non bisogna avere paura, non noi, magari qualche nostro collaboratore, non bisogna avere paura. Presto, io il primo allenamento che ho fatto, eravamo in tre, te l'ho detto l'altra sera, eravamo in tre, io, che non c'era l'allenatore perché era via, io, mio figlio e la bidella. Intanto, ha vinto la bidella il tiro. Ha fatto la gara di tiro libero? No, Presto, non si sa chi ha vinto. Solo che non è arrivata ultima. Non è arrivata. E da lì... Chi è arrivato ultimo? Mio figlio ha detto che non lo dirà mai, perché se non vuole essere tolto dall'albero genealogico. Però da lì siamo partiti e arriveremo a avere i nostri qualche centinaio di bambini in tutto il Basso Lodigiano. Non bisogna aver paura di commettere qualche errore e di qualche piccolo imprevisto che ci potrà essere. Basta. Lavoriamo, punto basta, e ad maiora. Grazie mille. Prego, 2000.